Ciao a tutti! Allora, voglio cominciare la pubblicazione di video sul mio canale YouTube mostrandovi qualche acquisto che ho fatto relativamente a paste sintetiche. Allora, io fondamentalmente utilizzo due tipi di paste sintetiche, questa, il Cato Polyclay, e poi il Fimo. Allora, come sapete, esistono diverse qualità di Fimo. Adesso io ne ho due a disposizione, il Fimo Classic, e lo riconoscete perché ha questo disegno qui, insomma quadrato, e poi ho il Fimo Effect, che ha questa specie di, insomma, triangolo qui. Questo qui è un Fimo Effect che è trasparente, traslucido. Allora, perché utilizzo queste tre qualità di pasta sintetica? Allora, intanto il Cato, non so se lo conoscete, insomma, è molto famosa come pasta sintetica, anche se è molto difficile da lavorare, infatti ci vuole un po', insomma, per riuscire soprattutto a prepararla bene prima di utilizzarla. Sapete che tutte le paste sintetiche devono essere mescolate, per essere utilizzate. Il Cato in questo è particolarmente rognoso, infatti ho intenzione di farvi un tutorial perché ho finalmente trovato un metodo eccezionale, per condizionare il Cato. Condizionare, insomma, è una pessima traduzione di condition, che in realtà significa preparare la pasta, mescolarla per poterla modellare. Questo viene usato principalmente per fare gioielli e essenzialmente le cane, cioè le tecniche mille fiori, perché è molto dura, e poi si lavora bene, non diventa mai troppo morbida, è definita, perché quando si avvolgono le cane non si mescolano i colori. E cosa molto importante, quasi tutti i colori di Cato non sporcano le dita. Ok, allora poi il Fimo, perché utilizzo il Fimo? Allora, il Fimo è soprattutto la nuova marca, cioè questa della Staedtler. Come vedete, a me hanno mandato dei panetti un po' misti, infatti sono un po' preoccupata per questo qui, Eberhard Faber, che è effettivamente più vecchio. Allora, questo è un Fimo Classic Staedtler, cioè la nuova formulazione, la scritta Staedtler. Questo è Eberhard Faber. Allora, i nuovi panetti di Fimo Staedtler sono molto più morbidi dei panetti originali Eberhard Faber, anche nella loro formulazione classic. Se poi acquistate il Fimo Soft, praticamente vi ritroverete in mano una specie di plastilina, insomma, è molto 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 soffice. È un problema temporaneo perché probabilmente con il passare del tempo la pasta si asciugherà e quindi, insomma, tutti dicono che migliorerà. Io non lo so. Allora, utilizzo il Fimo perché allora, il Fimo è più facile da modellare, quindi insomma, se vi viene l'ispirazione è probabile che con il Cato la perdete, nel senso che ci vuole veramente mezz'ora e più per prepararla. Inoltre il Fimo è più economico del Cato e quindi può essere usato per oggettini, insomma, meno preziosi. Ad esempio io, che faccio miniature per la mia Dollhouse, preferisco usare il Fimo. Per due motivi. Primo, vabbè, perché, anzi tre, come già detto, è più facile da modellare, è più economico e poi è meno resistente del Cato, quindi per cose che non devono essere indossate o non so, portate in giro, che possono avere urti, il Fimo va benissimo. Vabbè, non mi sto ad appallare con le solite raccomandazioni sulla tossicità del Fimo o del Cato se bruciate, anche perché le nuove formulazioni, se non sbaglio, non dovrebbero più contenere gli ftalati, che erano quelli che davano fastidio, tossici se bruciati, e quindi, insomma, ci togliamo il pensiero, non succede niente. Allora, quindi vi ho fatto vedere in effetti il Fimo che ho comprato. Allora, sono questi tre panetti di Classic, questo Staedtler, che è il numero 33, è un blu chiaro, questo è un 34, un blu più scuro, poi c'è questo turchese, c'è questa acquamarina e questo turchese, e poi
Questo turchese poi in effetti è quello Effect, quindi traslucido, e poi il fimo Eberhard Faber Classic. Allora, io questo l'ho aperto, vi faccio vedere che è quello vecchio questo, quindi insomma si modella diciamo bene, non è, è duro ma non dà particolari. Cioè, vabbè, questa era già parzialmente modellata. Come vedete, offre una certa resistenza. Stiamo parlando della formulazione vecchia, eh. Però, lato negativo è che, non so se vedete, ma io adesso ho le mani blu. Allora, non tutti i colori sporcano così. Naturalmente i colori scuri sporcano di più. Ok, allora, vi ho fatto vedere il fimo. Allora, questi li ho pagati tutti. Adesso vi dico con precisione 1,67 euro, IVA esclusa, compresa l'IVA, insomma 2 euro. Allora, 2 euro non è un prezzo eccezionalmente buono, però ripeto, io li ho ordinati da Hobbyland perché con un solo ordine ho potuto prendere sia Kato che Fimo, e cosa che è difficile da trovare, che stranamente chi ha il Kato non ha il Fimo, chi ha il Fimo non ha il Kato e così via. Quindi questo quanto. C'è da dire anche che il Kato è poco diffuso in Italia ed è un peccato perché in effetti vi ripeto che è una pasta ottima. Allora, velocemente vi faccio vedere color carne. Questo è un bianco. Ah, fra l'altro questo mi è arrivato rotto. Non so se vedete. Insomma, c'è una crepa. Allora, il Kato crepato è una delle cose che può far venire gli incubi, nel senso che è orribile aprire un panetto di Kato che vi si sbriciola, perché è questo l'effetto che fa il Kato a volte, vi si sbriciola tra le mani. Ma c'è una tecnica che poi vi farò vedere, che è quella della martellata violenta, con la quale insomma si risolvono anche questi problemi. Marrone, verde. Allora, questo è il translucent, che diciamo di aspetto è molto simile al Fimo Effect Translucido che avete visto in commercio. Il rosso, magenta, arancio, il giallo, blu chiaro, turchese, nero e violetto. Allora, poi c'era un set, questi sono ottimi, infatti mi sono pentita di averne preso soltanto uno. Allora, questi qui sono dei set di colori con colori metallici. Allora, qui c'erano c'è cioè un bianco perla, un grigio argento, un rame, e poi c'era questo che ho parzialmente già aperto e condizionato, che è un dorato molto scuro. Io boh, lo vedo più bronzo che oro, però vabbè. Questo qua. Allora, quindi ogni set 4 panetti, e in tutto il set, allora, sono tipo un po' meno di, no, è la metà di un panetto normale. Ecco. Quindi è come se acquistaste 2 panetti. Questo qua, il set, l'ho pagato 4,42 più il 20%, 5,30. Mentre il Kato l'ho pagato 2,08 più il 20% a 2,50. Allora, secondo me è un furto pagare tanto dei panetti. Allora, non tanto per Hobbyland, perché effettivamente offre dei prezzi abbastanza buoni, poi comunque c'è la comodità di poter acquistare più cose insieme.